Ela, tutto bene? Bene, sì. Come vi chiamate? Siamo gli Aegiotori da Los Angeles, come dicono loro. Con l'aggiunta. Con l'aggiunta mia, che vengo da Pollenzo, un particolare molto importante, direi, da sottolineare. Come vi siete conosciuti? Allora, una bella domanda, ti dico. Io conosco Simo da un po' di anni, perché vabbè, andavamo dallo stesso insegnante di chitarra mille anni fa e boh, bazzicando sempre un po' nella scena della provincia, ci siamo sempre incontrati, così abbiamo condiviso il palco varie volte anche prima di questo progetto. E niente, mi sono ritrovato un giorno senza band e ho chiesto a loro. Ed eravamo qua, tra l'altro. Esatto, qua è nato il cinema vecchio. È nato il cinema vecchio, tutto quanto. Portante, e niente, così. Ho chiesto se avevano bisogno di un chitarrista. Sì, diciamo che io e Mene suonavamo da un po' di tempo. Abbiamo cambiato vari generi e varie persone, incappando in personaggi fantascientifici. Avevamo voglia di suonare, avevamo voglia di fare un gruppo, per cui abbiamo provato più cose e siamo nati nel post lockdown, mi sembra. Sì, o comunque durante il lockdown ci mandavamo le canzoni, dei pezzi, delle cose. Io sono arrivato dopo il lockdown. E dopo un'estenuante ricerca abbiamo trovato Abi, che si è proposto, e da lì abbiamo ribaltato tutta la cosa ed sono nati gli Aegiotori. Diciamo, con la base di quello che c'era prima, più lui, abbiamo mixato il tutto e incredibilmente ha funzionato. La sua mente è geniale. Da cosa deriva il nome? Ayabi. Vabbè, allora, Aegiotori è, diciamo, noi la pronunciamo appunto Aegiotori, inglesizzandolo, però in realtà sarebbe Age o Tori, che è una parola giapponese, che praticamente è una di quelle parole intraducibili in italiano, che sarebbe indicare lo stato di malessere, di presmalismo che uno ha dopo che si è tagliato i capelli, che esce dal barbiere e dice: che cazzata che ho fatto, quanto sto male in questo momento. Ed è quello, questo è Aegiotori. Cioè Age o Tori, che poi noi abbiamo inglesizzato, Aegiotori. Che riferimenti musicali avete per questo progetto? Penso ognuno i suoi. Sì, però principalmente penso dato che comunque noi come genere facciamo un po' di shoegaze / post-punk, i gruppi di riferimento sono quelli, come possiamo dire, che ne so, My Bloody Valentine, gli Slowdive, ma anche gruppi più recenti tipo i Beach House. Gli Always, ci sono un botto di gruppi comunque che fanno questo genere qua. Direi questi principalmente. Sì, beh, all'inizio volevamo fare una roba stile Massive Attack, poi non riuscendo. Come riferimenti, penso che gli anni 90, sì, ma sì. Non ci siamo posti troppe. No. Prova a essere un po' oltre. Più o meno quante volte provate al mese? Ma tutte le settimane. Quattro o cinque volte al mese. La musica vi permette di mantenervi o avete un altro lavoro? Ma adesso siamo appena partiti. Però quindi se abbiamo un altro lavoro. Di scalare socialmente la piramide per arrivare il più veloce possibile a non fare più un cazzo, a non lavorare più, però. E non suonare. Beh, suonare un lavoro. Sì, okay, vendere solo dischi online. Però lavoro bello. Ah beh, sì. A fare musica e a suonare? È una domanda da $1,000,000, però io direi la noia è quello che mi spinge soprattutto a fare musica, nel senso, è il fatto di
riempire il tempo, il voler fare qualcosa per... Perché puoi dire che in realtà l'ozio, la noia è proprio una delle come dire, dei motori che spingono di più l'arte, secondo me. Sì. Ci sta, diciamo. Quando c'è la mancanza di qualcosa, che tu ti senti stufo di quello che stai facendo, del mondo in cui ti trovi, ti viene da... Lì nasce l'arte. Se tutto va bene, tu sei impegnato, devi fare sempre mille cose, non ti viene da scrivere, fare, perché appunto sei già impegnato. Invece se sei annoiato, da lì ti muovi. Beh, è lui l'artista. Noi siamo... La sezione ritmo, noi siamo solo la sezione ritmo, cerchiamo di esatto. E cos'è per voi la musica? Cioè, che fare? Vabbè, se vuoi parto di nuovo io. Allora, dico, per me la musica è un oddio, fa ridere perché loro mi criticano sempre per questa cosa, ma io la musica la vedo un po' come una specie di maledizione. Sì, sì. Cioè, tipo, boh, mi è capitato di fare musica. È la cosa che so fare, mi riesce sempre tra virgolette bene, e quindi la vedo un po' come una maledizione, nel senso, cavolo, intanto penso, ma se non avessi avuto la musica chissà come sarebbe la mia vita, e c'è un po' sta, quindi per me la musica è una specie di maledizione che mi è stata appioppata da non so quale entità, esatto, divinità di quel Pantheon. Qual è il processo creativo che vi porta a comporre i vostri pezzi musicali? Vabbè, ti dico, partiamo sempre, vabbè, in sala prove, scriviamo sempre insieme, non c'è proprio un motore trainante del gruppo. Posso arrivare io, Simone o appunto Mene con un'idea, con un giro di batteria, un giro di chitarra, un giro di basso, e da lì, se ci ispira, ci scriviamo subito qualcosa. Sì, forse partiamo più dalle parti di chitarra para melodia del lavoro. Sì, di solito, e poi dopo magari ci mettiamo la parte ritmica dopo, solitamente. A cosa vi ispirate per fare i pezzi? Ma intendi musicalmente o a livello di testi? No, musicalmente, nel senso... In realtà musicalmente è quello che ci gasa in quel momento in sala prove, nel senso, se in quel momento, non lo so, l'alchimia che riusciamo a creare ci dà, sembrano un po' dei discorsi da hippie, però ci dà tipo delle vibrazioni positive, che diciamo, cazzo, questa roba che stiamo facendo è una bomba, ci piace un botto, allora capiamo che quella è un'idea su cui dobbiamo lavorare, appunto svilupparla, eccetera, e trasformarla in una canzone. Sì. Se no, tante volte ci succede che magari facciamo un riff, qualcosa, gemmiamo un po', ma non ci viene sto grande capolavoro, allora scartiamo. Vi fate dare una mano da qualcuno quando state producendo, oppure fate tutto voi? No, facciamo tutto noi. Fase di proprio produzione dei pezzi facciamo tutto quanto noi, poi dopo... In registrazione sicuramente ci daremo una mano più accurato, assolutamente, anche sì. Perché secondo me il parere esterno è importante, però è importante anche che l'idea principale rimanga nostra, anche perché non ci siamo mai posti limiti. Il testo per voi è importante delle canzoni? È importante, ma è alla pari della musica, nel senso che almeno per com'è il nostro suono, diciamo che il testo è un qualcosa che va ad aggiungersi alla musica. Ovviamente la musica non avrebbe senso senza quel testo, senza quella parte vocale, però anche quella parte vocale non avrebbe senso senza la musica. È proprio una, si può dire, dicotomia, non so. Sì. Non so cosa voglio dire, ma sì. Esatto. Sì, sì, sì. Ma mi piace. Speravo ci fosse qualcuno che lo sa.
trattano i testi? I testi sono, vabbè, li scrivo io perché appunto sono il cantante del gruppo. Sono alcuni un po' autobiografici, altri sono più legati a malesseri, nel senso che cerco di, non malesseri, cerco di sviluppare degli stati d'animo che provo in determinati momenti, di cercare di esprimerli a parole. Molto spesso, ovviamente, anche perché il nostro sound porta a quello, sono comunque stati di malessere, di disagio, di robe, perché comunque siamo, però siamo anche tre ragazzi felice della provincia di Cuneo. No, certo. La provincia però siamo di Cuneo quasi, quasi felici. Felici, no, felici nel malessere. Sì, ecco. Per me è già un passo avanti, nel senso che facevo prima. Ah. In che lingua sono i vostri testi? Per adesso in inglese. Palco, vi piace o vi terrorizza? No, dai, terrorizza. Ci piace. No, no, sì, no, piace. Sì, poi io ci sguazzo bene sul palco. Sì, devo dire che tra uno e l'altro abbiamo comunque suonato abbastanza in questi anni, per cui, anzi, vorremmo più palchi possibili. Uscire dalla provincia di Cuneo il più possibile, cosa che faremo sicuramente. Vi piace di più il momento durante la sala prove, in saletta oppure sul palco? Ma direi, allora, in saletta è come quando sono in casa. Cioè, non come sono in casa, quando sei a casa tua. Quando sei a casa tua hai tutte le comodità, le cose. Però calcare un palco, quando soprattutto c'è un bel palco, ci piace di più che la saletta, perché alla fine tutti i nostri sforzi che facciamo appunto in mesi e mesi di prove vanno a concretizzarsi lì, e poi hai la risposta immediata del pubblico, cioè, è un'altra roba. Ovviamente non hai la comodità di suonarti in casa, però hai, sei più, cioè sei, è la sfida, la vera sfida è quella. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Questo, ovviamente. Questo. No, abbiamo fatto solo 4 concerti per ora. Beh, però il primo live a me è piaciuto tantissimo. Cioè, beh, sì, live al Freakout Festival. Al Freakout Fest è stato molto bello, il primo live è stato un bel esordio, effettivamente. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? La folta. Beh, birra volontaria, sì, diciamo, questa, no, dai, la presa bene della gente. Presa bene, sì. Presa benissimo, sì. Sì. Sì, sì. Per voi è importante l'aspetto puramente visivo estetico del palco, visual, abbigliamento, luci? Ma qualche visual? Se sì, secondo me sì, è importante, va a braccetto comunque con la musica. Attualmente non ce l'avete ancora? Attualmente no, non abbiamo visual, non proiettiamo niente, però sicuramente però sarà una tappa. Il nostro grafico qua ci dice. Se no, visual di sicuro, dai ragazzi. Ah, sì. No, sì, è sicuramente molto figo. Sicuramente. Poi ci sta molto bene con la musica perché è molto viaggiante, no? Voi che strumentazione portate sul palco? Allora, noi siamo... Allora, ti vorrei dire che siamo molto scarni, ma non è vero, perché siamo come si dice, un power trio, però comunque abbiamo la batteria che Mene suona un set ibrido, mezza batteria acustica e mezza batteria elettronica, sì, ha dei pad, delle un cose. Pad elettronico dove mando... Io anche, al posto di avere appunto solo la chitarra e il microfono, in realtà ho la pedaliera per la voce, quindi la voce è tutta effettata, robe un po' strane. E poi arriva lui con il suo frigo di roba per il bass, quindi un po' di strumentazione ne portiamo. Non siamo quei gruppi mega difficili da far suonare, però non siamo il classico gruppo punk, chitarra, basso e batteria, abbiamo qualcosa in più. Ok. Lockdown, voi siete nati prima o dopo il lockdown? Durante il lockdown io e Simone. Sì. E durante il lockdown siete riusciti comunque a creare delle robe oppure no? Sì, perché comunque suonavamo noi due o magari noi due con altre persone. Con un'altra persona, sì, io e Simone, e magari ci mandavamo appunto la roba, delle registrazioni eccetera. E poi quando si era potuto di nuovo fare le prove ci siamo trovati. Poi dopo è andata avanti tutta quanta la cosa e abbiamo cambiato vari membri nella formazione, della formazione iniziale, e poi dopo il lockdown è subentrato Abi. Sì, diciamo che in un momento in cui proprio la speranza di trovare soprattutto persone serie, persone
che potessero dedicare energie importanti al progetto, stava andando sempre più giù. Abbiamo trovato Abi che è arrivato e incredibilmente durante poche prove si è riusciti a realizzare quello che non avevamo in testa, ma però è stato incredibilmente figo. È uscito un mix che non ci aspettavamo. Tra 5 anni speriamo vivi almeno. No, sicuramente imbiancati un pochino, così dici, imbianchiti, più vecchi sicuramente, però speriamo di riuscire a fare con un disco 2 esatto, fare almeno un disco 2, suonare in vari palchi, fare esperienza, riuscire a imporci un pochino, un po' almeno nella scena, riuscire nella scena underground a farci sentire. La cosa più importante in Italia adesso è riuscire un po' a farsi sentire nonostante le enormi difficoltà che ci sono, se no in Italia e all'estero. Ecco, vabbè, sì. Cosa pensate della scena musicale attuale? Allora, secondo me comunque l'estero e l'Italia viaggiano sempre a due velocità, non vanno di pari passo. Abbiamo fatto grandi passi avanti in Italia, secondo me, a livello di sonorità che riescono a raggiungere il mainstream. Però è comunque, non lo so, la roba un po'... Non lo so, no, io personalmente, anche loro mi aiutano, organizziamo anche, per cui le band locali le conosciamo tutte e sono tante, perché la provincia di Cuneo è molto molto grande, se non una delle più grandi in Italia. E secondo me la scena è forte, però è molto autoreferenziale, non si riesce ancora ad andare oltre in certe cose, sia da parte del pubblico, che comunque forse è abituato sempre alle stesse cose, che da parte delle band. Sono tutte molto ispirate, cioè è difficile trovare qualcuno proprio personale. Noi penso, di non dire una cazzata, che cerchiamo di essere più personali possibili, questa è la cosa più importante. Quello è vero, sì. Social, li usate, non li usate? Dovremmo usarli molto meglio. Li usiamo, ma dovremmo... Adesso miglioriamo. Noi li usiamo già tantissimo. Li usiamo tanto, ma dovremmo usarli comunque adesso meglio, sicuramente. Promesso. Imprescindibili. Direi imprescindibili. Beh, sì. Vi fiate dare una mano da un'etichetta discografica? Non ancora, ma speriamo di trovare qualcuno che ci dà una mano. Progetti futuri? Sicuramente fare il disco. È il disco. Sicuramente che... fare il disco e poi fare un tour, delle date e suonare il più possibile. Cercare di venderlo. Volete
lasciare il i vostri riferimenti social? Come si chiama sì. la pagina? Allora, la pagina nostra su Instagram, che diciamo che è quella principale, è age_otori_band. Se no poi c'è Facebook, ci trovate come i giocatori, e quelle per adesso sono le nostre due uniche pagine. Poi ovviamente condivido, sì, i nostri profili personali. Tre progetti musicali a testa che bisogna assolutamente conoscere. Vabbè, io dico Beach House, sarò mainstream a Smashing Pumpkins assolutamente. Dire qualcosa di italiano, la mia band preferita italiana è Verdena. Inerente agli giocatori direi gli Always sicuramente, e che sono, mi pare, canadesi o australiani. Adesso non lo so più, comunque gli Always scritto con la W, non con la W. E poi ci sono questo gruppo che sto ascoltando da un po' di giorni, che ci sono, come dire, ci sono caduto, i Melodies Echo Chamber, che sono francesi. Se no poi Regno, perché sono io gli altri progetti non si può non ascoltare. Giusto, onesto, sono anch'io, esatto. Faccio un po' di marketing. È giusto. So Blind, perché sono una band americana molto figa che è uscita da poco, che ha delle robe nuove, old school ma anche nuove. Poi anch'io ti dico Flying Disc, la mia band con cui faremo un disco ancora, se Dio vuole. E poi ti dico il mio artista preferito italiano del momento, Rondo da Sosa. Molte grazie. Grazie a te. Grazie a te. Ciao. Ciao.